Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Federico, sono qui oggi per presentarvi il nuovissimo controller di Hercules, il DJ Control Impulse 500. Benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video. Come vi ho detto, oggi andiamo a parlare di questo controller, il DJ Control Impulse 500 di Hercules. È stato presentato all'incirca una settimana fa e sarà disponibile sul mercato dal 3 luglio. Quindi penso possa essere una buona idea realizzare questo video per farvi capire fin da subito magari se può essere l'acquisto adatto per voi, e facendovi vedere innanzitutto che funzioni ha e come si utilizza, con cosa è compatibile tutto quanto, e successivamente darvi anche le mie impressioni a riguardo. Inoltre vi dico subito che il prossimo video che uscirà sul canale sarà un DJ set realizzato col controller, e pertanto avrete la possibilità di vedere voi stessi cosa è possibile realizzare. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram @doriafederico e a iscrivervi al canale e al gruppo Telegram. Mi raccomando, iscrivetevi anche qua su YouTube. Se non mi conoscete, sono Federico, nel mio canale tratto argomenti riguardo il DJing, quindi nuove console, dei tutorial, quindi se siete interessati a questo tipo di argomenti iscrivetevi anche qui su YouTube. Come vi dicevo, il controller ce l'ho in esclusiva, ringrazio Hercules per questa possibilità e per portarvelo appunto prima della data d'uscita sul canale. Ci tengo particolarmente a portarvelo perché secondo me può essere una delle migliori alternative, se non la migliore alternativa, per spendere ancora poco, quindi non andare sopra i 300 euro, ma avere comunque delle ottime funzioni. Quindi penso sia uno dei controller più riusciti, ecco, dell'anno, e quindi ci tengo particolarmente a farvelo vedere. Adesso ci spostiamo alla console e vi faccio vedere innanzitutto come funziona, quindi faremo una demo su come va. Successivamente invece vi dirò le mie impressioni a riguardo. In ogni caso, se volete, qui sotto in descrizione vi lascio i tempi per spostarvi all'interno del video, che sarà per ovvie ragioni molto lungo. Detto ciò, iniziamo subito. Prima di iniziare vi dico subito che è compatibile con Serato DJ Lite, che è fornito in confezione, e con Serato DJ Pro nel caso in cui acquistiate una licenza. Tuttavia, se adesso che state guardando questo video siete prima dell'uscita ufficiale della console, ma siete ancora nel periodo del preordine, se preordinate dal sito ufficiale è possibile ricevere gratuitamente la licenza di Serato DJ Pro, che per un controller che costa 300 euro è un'ottima cosa, visto il costo della licenza di Serato DJ Pro, che già quello è molto elevato. Altro software compatibile è DJ Just. DJ Just invece è il software proprietario di Hercules, compatibile con gli altri prodotti della serie Impulse 300-200. Per questa demo andremo a utilizzare DJ Just. Io solitamente utilizzo Serato DJ Pro, tuttavia per l'utilizzo di questo controller penso sia più sensato utilizzare DJ Just, perché vi permette di sfruttarla al 100% la console, specialmente se non utilizzate Serato DJ Pro ma utilizzate Serato DJ Lite. In ogni caso, nelle considerazioni finali andiamo a parlare insieme di qual è il software migliore da utilizzare, però in ogni caso per questa demo utilizzeremo DJ Just. Parlando della console, cosa molto bella sono le dimensioni. Non è una console piccola e è una delle più grandi della sua categoria di questa fascia di prezzo, e questo è molto comodo perché ovviamente i tasti sono ben distanziati l'uno con l'altro e non danno fastidio da utilizzarli. Ad esempio qua, se vado a togliere i bassi, non ho il problema di rischiare di spostare qualcos'altro. Altra cosa da citare molto importante sono i materiali. I materiali sono di un prodotto premium, non sono materiali di un prodotto da 300 euro, almeno quelli che si vedono solitamente. La parte qua del mixer è stata realizzata in metallo, i pad qua restituiscono tutti quanti un ottimo feeling, tutti quanti i fader e i potenziometri sono stati realizzati con cura, quindi da questo punto di vista la qualità costruttiva, non ho mai visto nessun controller a questa fascia di prezzo migliore di questo. Altra cosa bella da citare è la presenza di quattro piedini che si aprono da sotto la console. I piedini vi permettono ad esempio di evitare che venga versato del liquido sopra la console, cosa che potrebbe capitare vista anche la mia esperienza. Inoltre, se state utilizzando un tavolo basso come me in questo caso, i piedini sono molto pratici. E inoltre nella parte sottostante della console sono presenti dei LED che sono visibili se appunto la rialzate. Come porte abbiamo una porta proprietaria di Hercules,
una porta USB che serve per alimentare e far funzionare la console, quindi non ha bisogno di un alimentatore esterno. Successivamente troviamo un'entrata AUX, la quale ci permette di collegare una sorgente esterna, come ad esempio un telefono, sia con un jack piccolo stereo, sia con un'entrata RCA. Troviamo poi un'entrata microfonica in jack e infine troviamo il master, sia disponibile in RCA, come lo sto utilizzando io in questo momento, sia compatibile con jack non bilanciato, molto comodo per utilizzare ad esempio un registratore esterno, come ne avevo già parlato in altri video in passato, senza aver bisogno di collegare degli sdoppiatori. Infine l'entrata cuffie, abbiamo anche qua una cosa che non si vede su un controller su questa fascia di prezzo, ovvero una doppia entrata jack, sia grande che piccola, che vi permette sia di utilizzare le cuffie con o senza l'adattatore, insomma, per rendere il jack grande, ma vi permette anche, cosa ancora più bella, di utilizzare due cuffie contemporaneamente, ad esempio per un back to back o per un DJ set, insomma, con un gruppo. Parlando delle funzioni, andiamo subito sul lato lettore, diciamo. Abbiamo i tasti play pausa che funzionano molto bene, sono molto reattivi. Abbiamo appunto i nostri 8 pad che si illuminano e ci permettono di impostare degli hotkey, di attivare un loop. Abbiamo poi lo slicer per ripetere una parte del beat. E infine abbiamo il tasto sampler che ci permette di attivare un sampler che vada a tempo con il lettore, ad esempio un giro di cassa o qualcos'altro. Abbiamo poi il pitch fader che ci indica quando siamo al centro preciso. Abbiamo poi qua il tasto sync. Qui abbiamo la possibilità di impostare il loop in entrata e in uscita e abbiamo la possibilità di ridurlo attraverso questa manovella qua. Abbiamo poi la jog che è possibile utilizzarla per lo scratch in modalità vinile, ovviamente è sensibile alla pressione. Infine troviamo due funzioni molto belle, uno è il quantize e l'altro è la sleep mode. La sleep mode perché utilizza dei CDJ delle fasce professionali, sa già cos'è. Sostanzialmente si tratta di una funzione che permette di far andare avanti la traccia nonostante il fatto che noi ce l'abbiamo in pausa. Quindi se io attivo la sleep mode, come potete vedere, la waveform si divide e la parte sotto ci indica a che punto saremmo arrivati della canzone. Non appena premo play mi porta a quel punto. Questa funzione è molto comoda, ad esempio se vogliamo fare una screcciata ma non perdere la messa a tempo, perché anche andando a screcciare la canzone sotto, come potete vedere, va avanti, appena la rilascio mi riporta a quel punto. Infine il quantize ci permette di non perdere la griglia, quindi ad esempio sugli hot cue nel momento in cui li richiamiamo ce li farà richiamare sempre rispettando la griglia, per non perdere la messa a tempo che abbiamo fatto. Qui abbiamo un LED che ci indica quale dei due canali ha la traccia che sta andando. Detto ciò, manca soltanto una funzione da spiegarvi, che è il Beat Align, ma vi spiego prima come funziona il mixer. Il mixer, abbiamo qua il crossfader con un feeling molto buono, utile anche per chi vuole approcciarsi allo scratch. Qui abbiamo il disegno per la curva del crossfader direttamente sulla console, che non è cosa da poco. Qua abbiamo i fader, anche questi fatti bene. Qui abbiamo la possibilità di ascoltare in cuffia. Qui abbiamo un filtro. Qui abbiamo la sezione degli effetti. Qui abbiamo l'equalizzatore a tre bande. Qua abbiamo il gain. Grazie a questa zona ci spostiamo all'interno delle tracce, nella libreria. Qui ai lati abbiamo il volume master, l'ascolto del volume master, la regolazione del volume in cuffia per il master, il cue e il volume. Qui abbiamo le regolazioni per l'entrata AUX, come vi dicevo prima, questo è un filtro, questo qua è il volume. Infine la parte microfonica che ci permette di andare a togliere i bassi o alzare gli alti con questi due equalizzatori e il volume del microfono. L'unica funzione che ho saltato, anche se in realtà probabilmente è la più interessante di tutta quanta la console, è la Bitmatch Wide, che funziona insieme al Beat Align. Sostanzialmente come funziona? È il sistema di Hercules che ci permette di capire se due tracce sono messe a tempo e in caso contrario ci aiuta a metterle a tempo. Questa è una funzione che ho super apprezzato, specialmente perché all'inizio, e perché ci permette, senza guardare le waveform, quindi abituandoci a guardare la console, a capire come poterle mettere effettivamente a tempo. Infatti, innanzitutto qui abbiamo due frecce che ci indicano sulle due tracce
come dobbiamo fare per prendere e per portarle a tempo. Ad esempio, se questa traccia sta andando, qui come potete vedere ci viene detto che dobbiamo portare avanti i BPM. Noi facciamo questa cosa finché non si spegne e come potete vedere ci ha aiutato a portare entrambe le tracce a 126 BPM. Una volta che i BPM sono giusti, quando facciamo partire la traccia attraverso questi due LED ci fa capire se dobbiamo muovere la jog in senso orario o in senso antiorario. In questo modo vi faccio vedere. Come potete vedere ci dice che dobbiamo portarla un po' in senso orario. Se proviamo apposta a sbagliare, come potete vedere appunto dobbiamo rispostarla in senso orario. E tornano a tempo. Questa funzione, come potete capire, è super utile per le persone che stanno iniziando, che non hanno idea di come si mette a tempo e che vogliono effettivamente imparare a mettere a tempo senza guardare le forme delle tracce, che spesso non fanno capire effettivamente cosa bisogna fare per poter mettere a tempo una traccia d'orecchio. Una volta che siete abili, che non volete più utilizzare questa funzione o non vi interessa, vi basterà premere il tasto qui presente e potete spegnere questa funzione, utilizzare la vostra console normalmente. Infine qua troviamo l'assistente. L'assistente è una funzione interessante che ci viene in aiuto quando non sappiamo che tracce poter suonare successivamente, che ci dà una mano a selezionarle in base a BPM, chiave musicale e altre cose. Ok, ecco, queste erano tutte quante le funzioni della console. Qui potete vedere c'è la sezione degli effetti, l'unica cosa che non ho spiegato come funziona. In pratica noi abbiamo qua il nostro filtro, che funziona normalmente come un qualsiasi altro filtro, passa alti e passa bassi, che nel momento in cui andiamo però ad attivare uno di questi quattro tasti andrà ad applicare il filtro più l'effetto che vogliamo. Ad esempio questo è l'eco. Eccoci arrivate alle conclusioni finali. Prima di concludere il video vi voglio dire che viene fornito in confezione il cavo USB per usare la console, il quale è molto resistente. I software io ho utilizzato entrambi. Personalmente mi piacerebbe di più usare Serato, però devo dire che per questa console è più sensato utilizzare DJ Just per utilizzare le sue funzioni al meglio. Ho utilizzato entrambi, le mappature sono ottime, ma quella per DJ Just secondo me ha quel qualcosa in più, il che è anche comprensibile visto che è un controller di Hercules con un software che è DJ Just di Hercules, quindi riescono a farla lavorare forse meglio per questo. In ogni caso, per chi utilizza Serato può utilizzarlo normalmente e non ha nessun problema. La mappatura mi piace di più quella di DJ Just, ma funziona benissimo anche con Serato, è nata per essere utilizzata anche con Serato. Il software sceglietelo anche in base ai servizi di streaming. DJ Just è compatibile con Beatport Link e con BitSource Link, mentre Serato con altri servizi di streaming, quindi se utilizzate uno di questi due servizi scegliete anche in base a questo. Il mio giudizio finale è sicuramente positivo. Abbiamo un'ottima qualità costruttiva, per quello che mi riguarda la migliore che potete trovare su un controller che costa questa cifra. Io ero già un utente Hercules moltissimi anni fa, la mia prima console è stata una Hercules DJ 4Set. Mi ricordo che la prima cosa che avevo notato appena l'avevo portata a casa era l'ottima qualità costruttiva. Quella volta costava più o meno la stessa cifra di questa, questo è un nuovo prodotto e devo dire che in tanti anni la qualità costruttiva è sempre stata buona. In particolare però in questo modello, con il mixer in metallo qui, con tutti quanti i potenziometri che sono in metallo anche loro, i pad, la jog, la qualità costruttiva è veramente da un prodotto premium, non da questa cifra. La grandezza mi piace, non è un controller di quelli piccolini con tutto quanto attaccato, abbiamo delle jog belle grandi, mi pare siano da 5 pollici, e in ogni caso la console è molto grande. È una grandezza che non ingombra, quindi comunque è un buon compromesso, non avete una cosa ingombrante, comunque leggera e abbastanza piccola da portarla via, ma neanche troppo piccola. Altra cosa molto apprezzata è la presenza di tutte quante queste porte, il fatto che abbiamo una doppia
uscita sia in jack che in RCA, il fatto che abbiamo un'entrata AUX, la presenza dei piedini che mi permettono di rialzarla. A livello software DJ Just e Serato funzionano entrambi bene, quindi abbiamo dei software comunque professionali e che vi permettono di fare tutte quante le cose che volete fare. Se siete agli inizi abbiamo la funzione per allineare qua sulla jog le tracce, abbiamo il beatmatch guide che ci dà l'aiuto con i BPM illuminandoci la direzione su cui dobbiamo spostarci, cosa che per chi è agli inizi può aiutare moltissimo. Abbiamo anche delle funzioni proprio pro, quindi come la sleep mode, lo slicer, la possibilità di caricare dei sampler. Quindi dal punto di vista delle funzioni, sia per chi inizia sia per chi è un po' più esperto, abbiamo tutto quanto quello che potete chiedere. Quali sono i difetti che ho riscontrato? Diciamo che i difetti posso racchiuderli sostanzialmente in un difetto principale, che è quello degli effetti. L'unica pecca di questa console un po' è la sezione degli effetti, perché abbiamo la possibilità di utilizzare ad esempio l'eco, cosa molto molto utilizzata nel nostro settore, soltanto utilizzando lo stesso potenziometro che ci serve per utilizzare il filtro. Questa cosa è molto scomoda in certe situazioni, perché non ci permette di prendere e di fare soltanto una delle due cose, ad esempio attaccare l'eco senza dover utilizzare il filtro. Io avrei preferito avere due sezioni separate. Non è stata fatta questa scelta, forse per renderla più semplice. In ogni caso sono utilizzabili comunque gli effetti assolutamente, è soltanto una cosa che io avrei fatto diversamente. Per il resto non ho riscontrato nessun altro difetto. Se volete la mia opinione, se comprarla o non comprarla, io vi dico assolutamente di comprarla. Vi dico che se state cercando un controller che costi all'incirca 300 euro, non avete nessuna preferenza di software, quindi non volete utilizzare quel software in particolare perché vi serve magari o perché siete abituati, state cercando un controller che vi permetta di avere funzioni sia base che pro, di farvi fare qualsiasi tipo di festa senza avere problemi, limitazioni di funzioni o che vi faccia fare non so brutta figura portandolo via. Vi posso assicurare che di controller di questo tipo non ne conosco. Quest'anno secondo me Hercules con questo controller ha fatto capire cos'è capace di fare e ha sicuramente spiazzato il mercato. Non so se gli altri concorrenti erano pronti a vedere questo controller, perché veramente con tutto quello che offre a questa cifra ha alzato il livello di qualità dei suoi prodotti veramente tanto. In ogni caso, se voi volete acquistare questo controller, vi consiglio di farlo adesso che state guardando questo video, prima della data d'uscita che sarà il 3 luglio, perché all'interno del sito potrete acquistarlo e ricevere gratuitamente la versione di Serato DJ Pro. Quindi avrete un software completo che vi permetterà di sfruttare tutte le funzioni del controller e alla pari di DJ Just, per capirci, mentre la versione di Serato DJ Lite, la Free, è un po' limitante per questo controller e sarete forse obbligati a utilizzare DJ Just. In ogni caso qui sotto in descrizione vi lascio il link per poter acquistare il controller, cioè preordinarlo per chi sta guardando il video prima della data d'uscita. Vi spiego meglio in descrizione come è possibile appunto ottenere la licenza di Serato DJ Pro acquistandolo tramite il preordine. E in ogni caso cos'altro dire, ringrazio ancora Hercules per questa fantastica possibilità di provarlo in anteprima. Noi ci vediamo i prossimi giorni con un DJ set appunto con questo controller, dove vi faccio vedere meglio come si può sfruttare al massimo. Qui da Federico è tutto.